è da fare una riflessione sul comportamento nel corso della vita delle persone. È vero che nel corso della vita le persone cambiano idea, cambiano principi addirittura, no? Cambiano diciamo, correlazioni con ambienti, personaggi, ambiti in generale, mentali, reali, eccetera. Quindi, diciamo, non si può essere drastici in maniera assoluta con il comportamento e l'atteggiamento delle persone. Però, comunque, l'atteggiamento è il dato essenziale dell'essenza della persona. Quindi, pure se è focalizzato in un determinato periodo, in un determinato contesto, in un determinato momento storico, comunque quel comportamento è quello che si può giudicare di una persona, non quello che scrive o meno ancora che dice, ma il comportamento è, diciamo, il metro, la misura dell'uomo. Non c'è niente da fare. E allora, adesso parliamo di Imposimato. Imposimato oggi da almeno 3 o 4 anni, non da molto, 3 o 4 anni, perché prima faceva il parlamentare, non si sa bene di cosa si occupasse, comunque faceva il parlamentare. Da 3 o 4 anni non è più parlamentare, probabilmente, no, questo non lo so, non, Ma credo. l'avevano proposto più di una volta come Presidente della Repubblica, Esatto, ha però scritto tre o quattro libri sui mi pare che comunque retroscena, non è parlamentare, sì, non è degli più eventi parlamentare. tragici italiani, eccetera. Certo. Allora, lui ha scritto un sacco di cose, giustamente come dice Giorgio, e quindi da almeno 3 o 4 anni va in giro in ogni possibile contesto, location di audience, va lì e parla, dalle scuole, alle università, ai convegni, alle Agli conferenze, asili eccetera. nido. Asili nido, un altro po', per carità, va tutto bene. E racconta No, però, ai ricoveri per anziani, visto che lui è da ricovero veramente. e racconta le sue idee, racconta le sue opinioni, racconta le sue impressioni, diciamo così. Io più che altro le chiamerei impressioni, perché? Perché va raccontando, diciamo, una marea, a Roma si dice di cazzate, raccontando di gente che è morta, estramorta e che quindi non ha più possibilità di essere in causa, di poter controbattere, ribadire, modificare, eccetera, eccetera. E quindi parla del coinvolgimento della DC, di Andreotti nella morte di Aldo Moro e di altri personaggi più o meno scomodi, più o meno reali e più o meno noti. Ma la cosa importante in tutto questo, che fa riflettere, è che la gente purtroppo ha poca memoria oppure non l'ha proprio mai saputo. Il signor Imposimato era giudice all'epoca del rapimento Moro ed era un giudice d'assalto, dicevano, no, all'epoca. Ma la cosa è, quindi era, diciamo, uno che aveva una certa visibilità anche mediatica. La cosa incredibile è che però poi, a seguito dell'uccisione di rapimento e dell'uccisione di Aldo Moro, fu immediatamente convocata e instaurata una commissione d'inchiesta. A capo di questa commissione d'inchiesta ci viene messo un procuratore generale. In questa speciale, diciamo, situazione c'era un procuratore generale speciale, proprio per questa speciale commissione d'inchiesta. E chi era questo speciale procuratore generale? Era il signor Ferdinando Imposimato, Il quale però, il proprio in quel quale, periodo, ebbe a aspetta, lamentare la perdita di un fratello tramite omicidio. oltretutto. Ma la cosa incredibile è che questo signore aveva sotto di sé praticamente tutta la parte migliore di tutte le procure d'Italia che lavoravano su sua direttiva e riferivano a lui ed era esclusivamente lui. Allora, tutte le procure d'Italia, i servizi segreti, eccetera, eccetera, riferivano a lui, nonché tutte le spie più o meno sparse in giro per il territorio, Più o meno mafiosi, non autentiche, mafiosi, più o meno oltretutto. autentiche, eccetera.
i vari personaggi che si sono accavallati nel corso degli anni, in quegli anni lì, che poi furono rinviati a processo, non facciamo noi, perché la cosa è travolgente, non sarebbe proprio il caso di andarlo a enunciare, perché sennò non finiremo. È una vera e propria epopea nazionale. Ma insomma, in 5 anni questo signore, che aveva sotto di sé un reggimento di investigatori, non qualcosa, i quali si investigavano tra di loro, oltretutto, per l'unica cosa che sapevano il fare. Il signor Ferdinando Imposimato, alla fine del suo mandato, perché poi a un certo punto gli hanno detto vieni, andare a fanculo, perché tanto è inutile che ci stai, il signor Ferdinando Imposimato disse che lui nell'arco di 5 anni non era riuscito a togliere un briciolo di ragno dal buco. No, nemmeno a sapere chi è che gli aveva fatto fuori il fratello. Allora, questo signore qui va in giro ora a distanza di 30 anni a raccontare cazzate. No, a raccontare quello che riesce a ricordarsi lui. No, ma aspetta, ma soprattutto una memoria molto efficace. Soprattutto ad accusare personaggi che all'epoca erano amici suoi, a cui lui ha appartenuto pure, certo. A cui Entourage ha pure appartenuto. Certamente. Allora, il signor Imposimato deve fare un attimo un attimo di auto da fè, no? Come sì. Si diceva prima dell'Inquisizione, no? Fa l'auto da fè e poi da sé decide se è da rincoglionito totale, da ricovero nell'ospizio per, come si dice, per anziani ormai alzheimerizzati, sì. Al massimo, certamente. Oppure non so, deve mettersi l'anima in pace e andare a giocare a bocce con i compagnucci del quartieruccio. Esattamente. Quindi lascio la parola a Giorgio adesso, che così seguita lui e parliamo di cose più serie.